Buongiorno, oggi voglio iniziare una nuova serie che possiamo chiamare da 0 a 100 o partire dal nulla, poi lo decideremo, nella quale parlare di persone, in particolare magari imprenditori italiani, che sono riusciti praticamente da nulla a costruire qualcosa di importante e di grande. Perché questo è risaputo anche dal punto di vista scientifico che molto spesso l'esperienza altrui può essere un ottimo viatico, un ottimo fondamento, no? Un'ottima ispirazione per realizzare i nostri obiettivi. Infatti, sono sempre stato un po' incuriosito, no? Dalle esperienze positive. Di persone che sono riuscite a costruire qualcosa di importante nel proprio settore partendo praticamente dal nulla. E proprio per questo ho pensato che potesse essere utile per tutti condividere queste esperienze. Poi magari mi direte se vi è piaciuto e se anche nei commenti, insomma, se vi va di continuare con questo tipo di format. E la prima persona della quale vi voglio parlare, che non so neanche se conoscete in realtà, è Enzo Catellani, che è un imprenditore, designer in realtà, anche se non ha fatto proprio specificamente studi di design, della luce, quindi un'eccellenza italiana, divenuta tale negli ultimi 30-40 anni fondamentalmente. Ecco. Catellani è della provincia di Bergamo, di Serio per la precisione. E oggi ha una settantina d'anni, sostanzialmente, ecco. Lui ha iniziato la propria attività in una fase nella quale non c'era grande creatività nel settore della luce, nel senso che ha iniziato in un periodo nel quale ancora c'erano i lampadari, quelli a goccia, che c'erano nelle case, me le ricordo ancora, no? Dai nonni, ma anche dai miei genitori in realtà, no? Tutto sommato. Ed è sempre stato, ecco, la cosa interessante che vi volevo condividere, no? Una persona che ha saputo sempre andare controcorrente, che ha saputo sempre costruire qualcosa di nuovo andando contro le mode del momento, anzi anticipandole, no? Considerate che era un parrucchiere, quindi non nasceva di famiglia nel settore della luce e si è trovato casualmente col fratello ad acquistare una bottega diciamo un negozio di lampade, ma la cosa, ecco, che mi ha colpito, che volevo condividervi, è che ha dichiarato, ma non era un lavoro fatto per me. Il rapporto con i fornitori, la pazienza infinita con i clienti, il sistema degli sconti che lasciava intravedere la fine di un mondo dell'illuminazione così come era stato pensato dal secondo dopoguerra, mi aveva stancato. No? Era il tempo di innovare e di cambiare. E così è stato in effetti. Ma la cosa interessante è, diciamo, il fatto di esserci, di impegnarsi, ma come dire, il successo è arrivato tramite l'impegno, quasi per caso in un certo senso, nel senso che comunque Catellani c'era, lavorava. E a un certo punto è stata notata qualcuna delle sue creazioni. Vediamo. Lui intanto dichiara: quando creo una nuova lampada, parto sempre dal prototipo. Il mio laboratorio è un'officina dove accumulo continuamente materiali. È lì che nasce tutto. Assemblo, saldo, plasmo, piego. Ho bisogno di sentire i materiali, vedere come giocano con la luce. Ed è così che è nato, per esempio, il suo primo lampadario famoso, il Turchu, che, come dice il nome stesso, è un intrico di fili, no? Sostanzialmente, un groviglio. Ma all'inizio, diciamo che le cose non sono andate subito come ci potremmo immaginare, non è che immediatamente ha avuto successo. Cosa dice? Mi compro un furgone e inizio a girare per i negozi della Lombardia. Ma non è facile. Vendere è complicato, logorante, demotivante, finché però appunto qualcosa succede, quasi per destino, un giorno all'improvviso. Un distributore di Düsseldorf vede un paio di fotografie delle sue lampade da tavolo, si incuriosisce e fissa un appuntamento. La collezione gli piace e ci crede, si entusiasma.
Porta i miei modelli a Fiera Ambiente a Francoforte, i 5 modelli esposti sono un successo clamoroso e da lì inizia sostanzialmente il successo di Enzo Catellani, ma con un altro paradosso interessante, che non aveva ancora un nome la sua azienda, e anche la storia del nome è un po' particolare, ve la voglio raccontare perché è divertente e dimostra che comunque non c'era nulla di costruito in un certo senso, no? Lui dice: una strizzata d'occhio alla vita. Eravamo al bar a bere, io e un mio caro amico, a cercare una soluzione a questa situazione assurda, il fatto di non avere un nome. Mi veniva da ridere. Ero entrato nell'Olimpo dei grandi passando da uno sgabuzzino e la soluzione è arrivata pensando ad un'altra grande passione. Il mio cavallo da corsa, Logan Smith. Puro sangue, bellissimo. Ecco, io sarei diventato Catellani e Smith. Quindi, sebbene anche nei cataloghi talvolta la gente pensi che ci siano due soci, in realtà Catellani e Smith è solo Enzo Catellani e il nome dell'azienda e del suo marchio deriva da questa cosa tutta particolare, no? Dal nome del suo cavallo. Questa è una cosa molto molto interessante. L'altro, il secondo momento di successo di Catellani è stato la creazione del Field Fair. Come vedete c'è sempre il tema un po' dell'uso del materiale, no? Delle luci intrecciate e così via, no? Ma anche qui il successo non è stato immediato, quindi c'è stata la necessità in qualche modo da parte sua di trovare strade diverse, o comunque non ha abbandonato il suo progetto nel quale credeva tanto. Infatti il Field Fair inizialmente non ha avuto successo, ma nel 2000, dopo un po' di anni, l'ha presentato al fuorisalone del Salone del Mobile di Milano. Ed ecco che è proprio in quell'anno che è iniziato il successo di questo nuovo modello, che ha portato a centinaia di migliaia di pezzi creati e costruiti, no? Fondamentalmente. Quindi l'elemento interessante che volevo sottolineare è proprio questo, no? Il non aver abbandonato il progetto perché magari inizialmente non aveva avuto successo di pubblico, magari anche semplicemente perché era troppo innovativo, e il fatto comunque di aver proseguito su quella strada che poi effettivamente ha portato Catellani dove è adesso, no? Sostanzialmente. Lui dice, tra l'altro, un lavoro completamente artigianale dove ogni pezzo è orgogliosamente diverso dall'altro. Infine, il terzo passaggio, quindi dopo il Turchun, dopo il Field Fair, il terzo passaggio è rappresentato dall'abbracciare i LED. Anche in questo Catellani è stato, direi, innovatore, nel senso che quando ancora i LED non venivano apprezzati perché venivano sentiti un po' lontani, no, dall'uso della luce tradizionale, Catellani l'ha abbracciata. Perché? Perché avendo questo suo uso molto innovativo, no, dei materiali, ha subito intuito le potenzialità del LED, che non si riscalda, che dà delle possibilità di modellazione della luce che la luce tradizionale non dà, e quindi nonostante all'epoca il LED non venisse apprezzato e non venisse utilizzato nel suo settore, Catellani ha perseguito questo modello e in effetti il successo gli ha dato ragione, no? Ancora una volta Catellani per primo capisce che sta cambiando il mondo. E concludo dicendo che, citando quest'ultima frase di Enzo Catellani, che è questa: il mercato ci apprezza, lo rispettiamo sempre, non lo cerchiamo, non lo vezzeggiamo, ma gli offriamo la perfezione sempre, gli sconti invece proprio mai. E con questo vi saluto, se vi è piaciuto commentate, e magari ne faremo anche altre, vi racconterò anche altre storie la prossima volta. Ciao!